Bentrovati amici di Pagine Filosofali. Questa sera si svolgerà un simposio di approfondimento sullo scrittore ed occultista Gustav Meyrink nei suoi rapporti con gli insegnamenti ermetici del gruppo di Ur e con la città magica di Praga. Gustav Meyer, alias Gustav Meyrink, Vienna 1868, Starnberg, Baviera 1932, romanziere e occultista austriaco, studiò tra Monaco, Amburgo e Praga, dove visse per molti anni. Fondò la loggia teosofica di Praga Zum Blauen Stern nel 1891. Iniziò la sua attività letteraria nel 1901, collaborando a Simplicissimus, dove pubblicò le prime novelle, già contraddistinte da una vena grottesca. Il suo primo romanzo, Il Golem, risale al 1915. I relatori della serata saranno Mauro Ruggero, giornalista e saggista. Vive a Praga, dove lavora come docente e amministratore dell'ufficio culturale dell'Ambasciata d'Italia. I suoi studi accademici e le sue pubblicazioni indagano soprattutto il rapporto tra esoterismo e letteratura. A Praga lavora anche come docente e amministratore dell'ufficio culturale dell'Ambasciata d'Italia. Chiedo scusa, mi sono ripetuta. Daniele Laganà, studioso e ricercatore della dottrina ermetica, ermetico-alchimica e della scuola esoterica napoletana, animatore dell'associazione Il Cervo Bianco, collaboratore di Pagine Filosofali e della rivista di filosofia ermetica Aion. Luca Valentini, caporedattore del sito web Pagine Filosofali, direttore della rivista di filosofia ermetica Aion, redattore della rivista politica romana, saggista, poeta e ricercatore nell'ambito dell'ermetismo italico, della tradizione classica e della cultura misterica arcaica. Questa città possiede un secondo nome, Prayaga, e come Praha, il nome ceco di Praga, la parola significa soglia. Gustav Meyrink, Pipistrelli, Tre Editori, Roma 2022. La parola a Mauro Ruggero. Buonasera, grazie Rosanna per l'interruzione, buonasera ai nostri amici e grazie a Luca e a Daniele per avermi invitato a parlare di uno scrittore che mi sta molto a cuore, come a tutti quelli che amano, diciamo, il rapporto tra esoterismo e cultura ufficiale, anche perché, come avete già sentito, Meyrink è forse lo scrittore che meglio incarna questo collegamento tra la letteratura e lo studio del pensiero esoterico. E chiaramente poi col rapporto che lo lega, che lo ha legato alla città di Praga, dove io vivo, e quindi ho avuto modo nel corso degli anni di approfondire per un po' questo rapporto. Allora diciamo subito qualcosina, io farò una piccola introduzione, diciamo così, aprirò la strada a quelle che poi saranno le dissertazioni di Luca e di Daniele. Allora, la cosa interessante è che è il contesto in cui Meyrink si muove, scrive, vive. A cavallo tra 8 e 900, Praga era una città molto particolare. Intanto siamo ancora nell'ambito dell'impero austro-ungarico. In città vivevano circa mezzo milione di persone, di cui 33.000 era la comunità di lingua madre tedesca. Su mezzo milione, 33.000, non è tanto, ma non è neanche poco. Questa comunità di madrelingua tedesca aveva però una particolarità che è passata alla storia e soprattutto alla storia della letteratura. Aveva un numero straordinariamente grande di scrittori, molti chiaramente di origine ebrea, come sappiamo, ma non soltanto. Scrittori e autori di una produzione letteraria no notevole sia per quantità e sia per qualità, e che si sono guadagnati da subito una posizione di rilievo in quella che è stata la storia della letteratura mondiale. Chi erano questi scrittori? Qualche nome così, giusto per dirne qualcuno. Primo, ovviamente, Franz Kafka, Paul Adler, Max Brod, Rainer Maria Rilke, Leo Perutz e tra questi altri, Gustav Meyer, meglio conosciuto appunto come Gustav Meyrink. Abbiamo un arco temporale che va dal 1860 al 1920, nel quale appunto questi scrittori operano e praticamente raggiungono i massimi livelli della vita culturale del tempo.
Cosa accomunava questi scrittori, tra cui ovviamente Gustav Meyrink? Una costante nella loro letteratura, e cioè la consapevolezza di vivere un'epoca di irreversibili cambiamenti, un mondo percepito prossimo alla disintegrazione che coinciderà di fatto sia con il crepuscolo dell'impero austro-ungarico da una parte, e sia con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale di lì a pochi anni e l'inizio della rivoluzione russa. Meyrink aveva un ottimo rapporto con questi scrittori, poi tra un po' vediamo anche nei dettagli, aveva dei rapporti cordiali, ma possiamo dire che la sua produzione letteraria era molto distinta da quella degli altri menzionati, tanto che lo rendeva particolarmente, diciamo, non lo rendeva particolarmente vicino a nessuno di questi grandi nomi, mostri sacri della letteratura. Aveva appunto uno stile e degli interessi molto molto particolari. Rosanna ha già accennato che Mehring nasce a Vienna il 19 gennaio del 1868, suo figlio illegittimo del barone Karl von Wernbühler, che era un ministro del Württemberg, e dell'attrice Maria Wilhelmina Adelaide Meyer. Per molto tempo si è creduto che Gustav avesse delle origini ebraiche, ma in realtà non è così. Diciamo che il frainteso deriva dal fatto che sua madre era omonima di un'altra persona, di un'altra donna del tempo che era ebrea, e quindi per un po' di tempo si è fatta questa confusione credendo che anche Meyer fosse di origine ebraica, ma in realtà non che conti molto. Fino a 13 anni vive a Monaco, poi si sposta ad Amburgo, finché praticamente a partire dal 1884, a causa di un trasferimento di sua mamma, Meyer si trasferisce a Praga, città dove ri rimane per almeno 20 anni, quindi per circa un ventennio. Studia all'Istituto Commerciale della città, poi studia all'Accademia di Commercio e subito dopo gli studi, con un altro socio, che era un guarda caso un letterato anch'egli, fondano una banca, la Meyer & Morgenstern, che da subito inizia a, diciamo, a lavorare bene e rende Meyer ricco, benestante, tanto che entra immediatamente in contatto con l'elite intellettuale ed economica della città. Ma a partire dal 1991, quando Meyer aveva più o meno 23 anni, questa persona appunto attraversa una profondissima crisi esistenziale. Secondo alcuni, questa crisi era dovuta alla consapevolezza della precarietà delle cose, come dire, alla ricerca in un certo senso appunto del senso della vita, e addirittura sappiamo che Meyer arriva quasi a, anzi, arriva a volersi suicidare. Secondo quanto egli stesso racconta in un interessante racconto autobiografico, Der Pilot, il pilota, il 14 agosto del 1892, come si sa, mentre si stava addirittura puntando un'arma da fuoco alla testa, sente scorrere sotto la porta un foglietto di carta che qualcuno da fuori aveva messo sotto la soglia. Incuriosito, va a vedere di cosa si tratta, e si tratta appunto di un foglietto sopra che promuoveva delle pubblicazioni sull'esoterismo, sull'occultismo, sullo yoga, sulle filosofie orientali, eccetera. Pare che Mehring, incuriosito da questa cosa, decide, o folgorato da questo foglietto, in un certo senso, da queste notizie, decide di non suicidarsi, e da quel momento in poi inizia a dedicarsi anima e corpo allo studio delle dottrine esoteriche diverse, soprattutto le dottrine orientali. Rosanna prima diceva che a Praga Mehring fonda una loggia, e in effetti fonda una loggia teosofica che si chiamava Alla Stella Blu, e la fonda con altri personaggi i cui nomi magari vi diranno poco, ma che in realtà sono dei mostri sacri dell'esoterismo boemo, molto famosi qui nella Repubblica Ceca,
degli esoteristi di livello molto molto alto che hanno influenzato poi negli anni successivi e ancora oggi tutta quella che è un po' il panorama e la vita esoterica della città. E parliamo nello specifico di Karel Weinfurter, Julius Seyer e Emmanuel di Lescherad. Quindi entra in contatto con la crème della crème dell'esoterismo boemo, dell'esoterismo ceco e inizia a interagire con in questo ambiente. Ma nel 1901 inizia anche la sua carriera di scrittore. Si faceva riferimento prima alla prima opera pubblicata da Gustav su Simplicissimus, questo settimanale satirico molto noto all'epoca, sul quale scrivevano persone tipo Karl Kraus, Thomas Mann, Rilke, quindi non proprio un giornaletto di provincia, ma in realtà una testata, una rivista letteraria di livello molto molto alto, praticamente molto nota per essere anche una rivista di critica sociale, di critica borghese, antiborghese e di taglio molto, molto ironico. Pubblica nel 1901 questo racconto molto particolare che si chiama Il soldato bollente, ambientato tra Oriente e Occidente, in un certo senso, dove cominciano a comparire nella letteratura del tempo anche monaci buddisti, viaggi in Tibet, viaggi in Oriente, e quindi in un certo senso che l'Oriente, appunto l'India, la cultura orientale, entra di diritto e prepotentemente nella letteratura del tempo e anche, soprattutto, come vedremo, nella letteratura di Gustav Meyer. Proprio in occasione della pubblicazione di questo racconto, Meyer assume il nome appunto di Meyrink. Max Brod, che è stato il biografo di Kafka, ci racconta varie cose di Gustav Meyrink perché ne era rimasto particolarmente affascinato. E Brod ci racconta che Meyrink era solito recarsi spesso in un caffè di Praga. Ricordiamo, siamo agli inizi del Novecento, la cultura del caffè nella Mitteleuropa era molto molto diffusa, gli intellettuali vivevano praticamente nei caffè, scrivevano, leggevano, incontravano persone e Max Brod ci racconta che Meyrink era un habitué del caffè Continental che frequentava con assiduità e addirittura frequentava con Brod dice, una folla di seguaci, cito, fino a tarda notte, che ascoltavano la voce tranquilla e appena percettibile del maestro. Quindi sappiamo che già in quest'epoca Meyrink aveva una folta schiera di seguaci che andavano al Caffè Continental per ascoltarlo parlare. E in questi incontri Meyrink parlava soprattutto di quelle che erano le sue esperienze in ambito occulto. Sarebbe stato bello partecipare a qualcuno di questi incontri per sentire cosa dicesse. L'attività letteraria di Meyrink inizia a farsi più assidua a partire dal 1902 e in questo momento succede qualcosa di veramente molto strano. Pensate, Meyrink viene arrestato. Avevo detto che aveva, grazie alla banca che aveva aperto, aveva raggiunto una florida posizione economica, ma nel 1902 viene arrestato e rimane 2 mesi in carcere, pensate un po', con l'accusa di aver usato le scienze occulte nella professione bancaria. Sarebbe stato interessante seguire proprio la vicenda in tribunale. Ovviamente verrà prosciolto, ma intanto si fa 2 mesi di carcere. E questi 2 mesi di carcere sono raccontati in modo romanzato in quella che poi ci arriveremo tra un attimo, sarà l'opera principale e più nota di Gustav Meyrink, che è Der Golem, il Golem del 1915. Quindi, dopo questa sua esperienza, in cui perde gran parte del suo capitale, Meyrink decide di dedicarsi completamente alla scrittura e lo farà nel modo che conosciamo, cioè mettendo insieme tutta una serie di elementi che girano intorno alla città di Praga. E Meyrink si inventa una vera e propria poetica che gira intorno alla città di Praga
non esagero se dico che la fama di Praga Magica torna, diciamo, alla ribalta proprio grazie alle opere di Gustav Meyrink. Lo stesso Angelo Maria Ripellino, autore del famoso libro Praga Magica, cita più volte Gustav Meyrink, anzi in modo anche molto approfondito, e racconta degli aneddoti molto interessanti sulla vita di Meyrink a Praga e sulle sue opere. Le opere di Meyrink ebbero subito molto successo, ma i riconoscimenti importanti, veri e propri, per uno strano scherzo del destino, arriveranno solo quando lui lascerà Praga, dopo circa 20 anni. Lo stile di Meyrink, abbiamo detto, risente di molte correnti letterarie e artistiche del tempo, proprio per via del panorama culturale della Praga, di quegli anni, tra cui il simbolismo, il surrealismo, l'espressionismo. Spesso la sua scrittura è stata paragonata a quella di autori come Kafka, come Edgar Allan Poe, come Lovecraft, ma è indubbio che ha lasciato un'impronta molto profonda in tutta la letteratura fantastica e non solo del XX secolo. Viene riscoperto negli anni 60-70, viene tradotto in diverse lingue e di Meyrink viene apprezzato soprattutto il linguaggio ricco, lo stile suggestivo, capace di mescolare insieme elementi del gotico, del simbolismo, dell'occulto e per il fatto che i suoi romanzi sono spesso anche molto critici, non soltanto verso la borghesia, ma soprattutto verso il mondo materiale, verso appunto verso il mondo così, verso la vita così come interpretata dalla borghesia del tempo, e offrono sempre una visione alternativa del mondo che è basata soprattutto sulla conoscenza esoterica, sulla magia e sul pensiero esoterico. Dicevamo, la svolta nella vita di Meyrink a livello di successo letterario vero e proprio avviene nel 1915, quando ha già abbandonato Praga da circa 11 anni ed esce quello che sarà considerato il suo romanzo capolavoro, Il Golem, in cui, citando ancora Kafka, Kafka dice a proposito di questo romanzo: l'atmosfera dell'antico quartiere ebraico di Praga vi è descritta meravigliosamente. In realtà, il Golem esce prima a puntate, tra il 1913 e il 1914, sulla rivista Weisse Blätter. E poi, proprio grazie a questo grande successo, nel 1915 viene ristampato in un volume unico e immediatamente vende centinaia di migliaia di copie. In questo capolavoro di letteratura gotica, chiaramente si vedono le influenze di Poe, di Hoffmann. E la storia sicuramente tutti la conoscete. Comunque, non è che parla proprio del Golem, così come è nota la storia del Golem. Piccola digressione: sapete che la leggenda del Golem dice che il rabbino Lo, nel XVI secolo, abbia dato vita a questo essere, appunto il Golem, questo automa, questo robot ante litteram, per difendere il ghetto ebraico, dai frequenti attacchi dei cristiani. Chiaramente poi ci si è creata sopra una leggenda. Sarebbe interessante parlare di quella che è la tradizione del golem legato alla Kabbalah e legato alla tradizione ebraica, ma non è questo il momento. Fatto sta che il golem, pur non avendo, diciamo, un ruolo principale all'interno di questo romanzo, viene reinterpretato un po' come l'alter ego, in un certo senso, del protagonista di questo racconto, del romanzo, e assume via via una serie di connotazioni che ci fanno rileggere in chiave molto originale questa straordinaria e antica leggenda del ghetto di Praga. Inutile, ripeto, soffermarci sulla storia in sé, sicuramente tutti quanti l'avete letto. Oltre al Golem, però,
Mehring è famoso anche per altri romanzi, per altre opere. E una in particolare è La notte di Valpurga del 1917, pubblicata sempre in Germania. Altre opere che lo renderanno molto famoso: Il Domenicano Bianco del 1922 e L'angelo della finestra d'Occidente del 1927. Questo solo per dirne qualcuna tra la grande produzione letteraria di Mehring. La notte di Valpurga merita un po' di qualche parola in più. La notte di Valpurga, non so se voi sapete, qua a Praga è una cosa che si festeggia normalmente ogni 30 di aprile, appunto si celebra tra il 30 aprile e il 1 maggio, e in un certo senso è la notte delle streghe, volendo andare a semplificare la cosa. Appartiene alla mitologia, alla leggenda delle tradizioni mitteleuropee, anche del nord Europa, e in questa notte si pensa che il mondo si capovolga, che le forze maligne si scatenano e entrano nel mondo fisico, e quindi in un certo senso si crea una specie di porta, di collegamento, di ponte tra il mondo degli spiriti e il mondo terreno. Ma Mehring, ecco, la grande capacità di quest'autore non è solo quella di raccontare una storia fantastica, diciamo, dai connotati esoterici, ma appunto la capacità di Mehring è sempre quella di mettere insieme il mondo dell'esoterismo, il mondo dell'occultismo, il mondo del magico, con poi invece quella che era anche problematiche inerenti alla realtà del tempo. E infatti La notte di Valpurga diventa in un certo senso, nelle pagine di questo libro, si può leggere la rappresentazione di quella che è l'apocalisse di un mondo. E ritornando a quello che dicevo prima, l'inabissarsi di un impero, appunto quello austro-ungarico, alla fine di un secolo, e diciamo dello sfacelo che l'Europa inizia a vivere a partire dal 1900, dagli anni immediatamente, o meglio, degli anni della guerra immediatamente successivi alla guerra. Nel 1917 intanto infuria anche la rivoluzione russa, quindi pensate quanto materiale questo scrittore riesce ad elaborare e a mettere insieme, sia prendendo dalla miniera delle conoscenze esoteriche, dalla letteratura fantastica, e sia invece da quello che stava accadendo proprio sotto gli occhi dello scrittore stesso, e tra l'altro proprio in un punto cruciale, cuore dell'Europa, che era appunto la Germania, l'Austria e la Repubblica Ceca, ante litteram del tempo. La notte di Valpurga è particolarmente interessante perché c'è una descrizione di Praga particolare, molto particolare. La storia è ambientata nel quartiere di Novi Sviet, al castello, dove ieri sera mi sono casualmente trovato a camminare, e c'è una nel romanzo si fa una distinzione molto molto precisa tra questo punto della città, che è la parte diciamo sopra il castello, e la città invece sotto. La città del castello, che in un certo sopra il castello, che in un certo senso cerca di resistere a questa rivoluzione, a questo sconvolgimento apocalittico, mentre la parte di sotto della città, la parte popolare, che invece è già sprofondata completamente nel caos. In questa parte della città abitano il misterioso attore Zrzadlo, che tra l'altro in italiano significa specchio, si capisce perché quando Mehring descrive il modo particolare di muoversi di questo personaggio. Vive l'ex prostituta Lisa la Boema, e vive praticamente una famiglia, un gruppo di aristocratici in decadenza che cercano di resistere appunto a quello che sta accadendo nel mondo intorno a loro. Quindi la grande capacità e il grande merito di questo romanzo, come dicevo prima, è quello appunto di essere riuscito a raccontare in modo fantastico, appunto attingendo a mille rivoli
di quella che è la tradizione iniziatica occidentale ed orientale, ma al tempo stesso raccontare un qualcosa di profondamente attuale e di appunto di grande attualità in quella che era la società del momento in cui Mehring scrive. La città di Praga è descritta probabilmente come nessun altro autore è mai riuscito a descriverla. Sapete che Praga è un topos letterario vero e proprio, troppo spesso, anche spesso in modo non proprio accurato, si associa all'esoterismo, alla magia, ma se veramente si vuole vivere, si vuole percepire l'alone appunto magico di Praga, bisogna necessariamente leggere Mehring, perché nessuno come lui è riuscito a penetrare veramente così a fondo quest'anima della città, che oggi in realtà è difficile da cogliere, è difficile da vedere, ma che evidentemente negli anni in cui Mehring scrive era molto, molto, era forse preponderante, era forse l'aspetto principale. E Mehring, nei suoi romanzi, chiaramente non tutti sono collegati a Praga, non sempre Praga viene menzionata, anzi quasi mai, però si capisce perfettamente che si sta riferendo a questa città. Egli stesso dice che appunto Praga la considera come una soglia, come una crepa che si apre tra il mondo reale e l'aldilà, e quindi è il luogo privilegiato nel quale ambientare queste storie, questi romanzi che appunto prendono da entrambi i mondi, dal mondo della fantasia da una parte e invece dal mondo reale dall'altra. Quando nel 1922, se non sbaglio, gli viene fatta un'intervista e gli si chiede ma se ha mai pensato di tornare a Praga e se appunto voglio tornare a Praga. E Mehring risponde che sì, ma soltanto nei sogni, soltanto nei desideri, perché praticamente questa città è più viva in un certo senso nel suo pensiero, nel suo cuore, nel suo spirito, che non in realtà come luogo fisico vero e proprio. Ecco, quindi con quest'autore appunto è, vi dicevo, in assoluto l'autore nel quale e grazie al quale Praga poi assume effettivamente queste connotazioni di Praga magica. Ripellino arriva molto tempo dopo, Mehring, 50 anni dopo quasi, quindi in realtà deve molto anche lui a questo grandissimo scrittore, che non è stato soltanto uno scrittore, ma che ancora oggi viene ricordato, e questo ora ce lo diranno Luca e Daniele, non soltanto come uno scrittore, appunto, ma come un grandissimo esoterista. Io mi fermo qua e lascio la parola ai prossimi due relatori e grazie per la vostra attenzione. Grazie Mauro Ruggero, la parola a Luca Valentini. Buonasera, ringrazio Rosanna, ringrazio l'amico Mauro per questa molto approfondita e bella, appassionata descrizione della vita di molte opere di Mehring che ci ha prospettato. C'è una similitudine tra il percorso stilistico, narrativo, letterario, ma anche individuale. Anche esoterico, perché come diceva giustamente Mauro, c'è una componente molto molto forte di natura esoterica tra quello che è il percorso appunto di questo autore centrale nell'esoterismo del Novecento e il gruppo di Ur. E perché c'è questa connessione particolare? C'è questa connessione particolare per due elementi fondamentali. In primis il substrato, la materia di formazione, no? della propria esperienza. Il primo Mehring è un Mehring che si di,
si caratterizza per una vicinanza molto stretta, molto particolareggiata con il mondo dello spiritismo, con il mondo dell'occultismo. Bene, quel mondo lui non lo abbandonerà mai dal punto di vista narrativo, però ne farà e gli servirà da materia di trasformazione, da materia di comprensione di quello che è la vera dimensione metafisica, tramite le conoscenze, le armi della Kabbalah, della magia. Prima Mauro citava l'angelo della finestra d'Occidente. Beh, la finestra d'Occidente vede come uno dei protagonisti il mago inglese John Dee, quindi non casualmente ritornano questi riferimenti. E qual è il connotato di vicinanza con il gruppo di Ur? Beh, il gruppo di Ur nasce dagli ambienti teosofici, dagli ambienti antroposofici. Anche un grande come Arturo Reghini ebbe le sue prime esperienze nella società teosofica indipendente italiana. Il primo Evola ebbe a confrontarsi con antroposofi, con teosofi, ricordiamo il suo stretto contatto con Decio Calvari, per poi utilizzare quel mondo, quello stato, quella dimensione sottile per una trasmutazione, per una sublimazione, per un salto, no? E Ur compie questo salto, Meyrinck compie questo salto dal punto di vista esperienziale. E qual è questo salto? È il salto che può compiere il vero iniziato, che non è come dire, colui che è, come diciamo spesso, è entrato in una consorteria invece che in un'altra, ma ha realizzato e ha conosciuto le proprie tenebre, le proprie sabbie, le proprie acque inferiori, per arrivare a un punto centrale. E non a caso nel 1927, per la prima volta in Italia, dal tedesco viene tradotto un passo del Viso Verde di Meinl, che viene pubblicato sul primo numero di Ur 1929 con la dicitura La via del risveglio. Perché che cosa accomuna la narrativa, il romanzo, l'esperienza estatica di Meinl al gruppo di Ur? Una componente fondamentale nell'ambito dell'esoterismo, una componente fondamentale nell'ambito del percorso magico trasmutativo e quindi di natura ermetico, la centralità della coscienza, la centralità dello stato di presenza, la centralità di se stessi, quindi poi ce ne parlerà, dopo di me ce ne parlerà Daniele, la centralità dell'io, no? La possibilità che attraverso l'esperienza delle acque inferiori, questo è un riferimento che noi lo abbiamo detto tante volte, ritroviamo nella lunga tradizione esoterica occidentale perché proviene dal mondo misterico, no? Abbiamo sempre detto che una vera e autentica trasmutazione, quindi una vera e autentica anabasi, quindi un ascenso, deve essere preceduto necessariamente da una catabasi, cioè da una discesa, una comprensione profonda della propria anima. L'iniziato deve andare lì dove c'è Ade, dove c'è Persefone. Deve conoscere la profondità della terra. E io non casualmente, così, ho messo questa citazione in sovraimpressione. Chi non impara a vedere in terra, di là non la impara di certo. Il contatto con la terra, il contatto con la materia prima, il contatto con la dimensione saturniana. No, ricordiamoci sempre l'immagine di Saturno che con la propria falce rinnova
rinnova la terra, la capacità di discendere all'interno dello strato minerale ed estrarre da quello strato minerale il pomo aureo, quindi la nostra dimensione è sottile e poi successivamente la nostra dimensione è spirituale. Questo è centrale nella narrativa di Marink, come è centrale nel rapporto, nello stralcio che viene pubblicato in Ur, ed è centrale perché quando poi Daniele ci parlerà anche di larve e di fantasmi, che cosa in Ur viene messo in evidenza? Perché il tema fondante, il tema centrale di tutto l'insegnamento del gruppo di Ur, io oso dirvi ancora di più, è il tema centrale di tutto di tutta la tradizione esoterica occidentale ed orientale, no? Il famoso simbolo dell'ermetismo italico e napoletano è il sole che sorge dalle acque, no? All'alba, e quindi è la coscienza ridesta che ha saputo sperimentare in primis e poi vincere la resistenza delle acque inferiori. E in Ur lo mettono in evidenza. Se voi prendete l'edizione del 1927 di Tirupa, anche la formattazione del testo ha un senso, anche gli spazi hanno un senso, e nella successione delle frasi, dopo aver fatto riferimento alla terra, quelli di Ur che cosa ci fanno, che cosa ci evidenziano? Essere svegli è tutto, lo mettono a parte, lo separano, come per dire attenzione, perché lì è il centro del discorso, lì è la chiave di volta della trasmutazione ermetica. Questo noi non lo ritroviamo solo in Ur, ma lo ritroviamo in quella corrente che inizia con Ur e si perpetua con Ur. Ci sono due scritti, un bel testo che si chiama Mairink, scrittore iniziato, di tanti anni fa, addirittura con la prefazione di Gabriele Laporta, dove io tempo fa ritrovai tanti contributi, ma due sono in particolare quelli molto molto importanti. Il primo addirittura è quello di Massimo Scaligero, in cui Massimo Scaligero nel commentare l'opera di Gustav Meyrink rivede tutto il processo della scienza dello spirito, tutta l'estrazione dalla componente minerale, tutta l'estrazione dalla componente sottile del pensiero libero dei sensi, e quindi del risvegliato di colui che ha la coscienza come Mercurio sempre e perennemente ridessa. E quindi la trama narrativa nei romanzi di Gustav Meyrink, perché ci sembra in alcune volte oscura, piena di presenze sinistre? Perché quella è la camera di riflessione, quella è la caverna di trasformazione, quello è l'antro oscuro dove si compiono le sublimazioni di natura ermetico e alchimica, e quindi i personaggi di Meyrink devono attraversare quel tipo di mondo. Anche il mondo figurativo che noi immaginiamo dell'Europa, anche dell'Est, per chi come Mauro ci vive a Praga, però chi ci è andato spesso vede queste immagini che magari è un po' distante, no? Da magari immagini paesaggistiche che sono più comuni alla nostra tradizione, però quel tipo di ambientamento, quel tipo anche di espressione cromatica, passatemi il termine, è funzionale alla trasmutazione, alla comprensione totale dei propri percorsi. È all'interno dell'oscurità, è all'interno di quel mondo medianico, no?
È questo il motivo, per esempio, per cui nel mondo segreto, Kremers tanta attenzione ha rivolto agli spiritisti, ai teosofi, alla medianità, perché, e Mauro forse lo sa perché quel libro me lo consiglio proprio lui, della Cigliana, sul mondo di mezzo, no? Sui fantasmi, un testo che uscì per Mediterranei. Ebbene, quello stato sottile, quello stato intermedio, è uno stato che c'è, che esiste, con cui noi abbiamo il primo contatto. Il primo contatto non è mai con la dimensione trascendente, non è mai con la dimensione uranica e apollinea. Queste sono fantasie di chi, dal punto di vista sperimentale, operativo, salta le fasi e salta la gradualità. Il nostro primo contatto di uomini volgari nel senso simbolico del termine, gli uomini profani con il mondo del sacro, è il primo contatto con il mondo immaginale, no? Il mundus immaginalis di cui ci parlava anche Enrico Orbene, no? È il mondo degli esseri sottili, del mondo della natura, ma è anche il mondo medianico degli spettri, dei fantasmi, dei nostri incubi, delle nostre passioni personali. Beh, quel mondo è il mondo con cui noi dobbiamo interagire. Quel mondo è quel mondo che ci permette di attuare un processo di risveglio del nostro io interiore. E poi vedremo, perché lancio una provocazione anche a Daniele, l'angelo dalla finestra d'Occidente, a me fa ricordare gli eroici furori di Bruno. In alcuni riferimenti esagero, però è giusto per dare un senso anche provocatorio al discorso. E dopo lo scritto di Scaligero c'è lo scritto di Evola, ed Evola, ricordiamolo, in maschera e maschera e volto dello spiritualismo contemporaneo. Evola, che è stato forse il più grande estimatore italiano di Meyrinck, è stato quello che forse ci ha permesso di conoscerlo meglio, e coloro che seguono anche la linea di Julius Evola sono quelli che poi si sono anche impegnati in ristampe, commenti e nuove tradizioni. Beh, in maschera e volto, Meyrinck, insieme forse a Gurdjieff, a un controverso Crowley e a Kremers, è uno dei pochi che si salvano, nel senso che gli viene attribuito un carattere e una determinazione e una dimensione trascendente dello spirito particolare, proprio come reazione, proprio come sublimazione di un mondo neospiritualista, di un mondo legato alle seconde religiosità, come materia cangiante, che è la materia necessitante affinché le trasformazioni possano realizzarsi. È un vero e proprio atto di alchimia dal mio punto di vista, ma ce lo dice anche lo stesso Meyrinck, alle frontiere dell'occulto, nell'ultima pubblicazione per Arctos della mitica Elisabetto Giro. Se a un certo punto lui ci dice: se ti dovesse riuscire di comprendere il senso del nostro scritto e di metterti sulle tracce del segreto di come viene prodotta la tintura d'oro, ebbene, lasciati piuttosto torturare a morte che farti uscire di bocca il segreto, dato che è volere di Dio che esso rimanga sconosciuto. Quindi siamo dinanzi a veramente un approccio che a questo punto è soltanto dal punto di vista funzionale narrativo, è un approccio di vero
è autentico esoterismo nel senso greco, nel senso non occultistico e medianico dell'Occidente. Siamo dinanzi a un processo di galvanizzazione, di macerazione tipico della tradizione alchimica, e le trasformazioni avvengono nelle opere di Meyrinck. Le trasformazioni avvengono anche dal punto di vista coscienziale nei lettori che seguono Meyrinck nelle sue narrazioni. E quel sottobosco non è un sottobosco separato, qui è centrale, perché già in Ur, già in tutte le puntate che abbiamo fatto con Daniele e con Fulvio, abbiamo precisato, no, questo importante tassello, specialmente nella puntata quando abbiamo parlato del doppio eterico. Noi abbiamo una grande riserva magnetica, una grande riserva energetica che si dispiega nel mondo sottile in maniera confusa, si dispiega nelle nostre anime in maniera assolutamente non razionale. È un po' come i bambini che iniziano a gattonare, no? Un po' vanno a sbattere, un po' devono essere corretti dai genitori. Beh, quel mondo è quel mondo lì. I bambini, come sapete, fino ai primi anni di età addirittura non riescono neanche a vedere bene, iniziano a vedere bene e a distanza dopo i 3-4 anni. Beh, l'uomo che ha il primo contatto con l'occulto, l'uomo che ha il primo contatto con la dimensione interna è un bambino che non riesce a vedere bene, che vede le forme un po' confuse, che vede, non riesce a vedere gli angoli dei mobili, vede delle forme un po' sfumate. Quella dimensione è la dimensione del primo Meyrinck, che vede il mondo del sovrasensibile ancora non ben ordinato. È la fase della crescita, è la fase in cui si letteralmente, dal punto di vista alchimico, si costruisce la coscienza, si costruisce uno stato dell'essere che è lo stato del risveglio, dell'essere assolutamente svegli. E io passo adesso la parola, per non dilungarmi troppo, a Daniele. Arrivando proprio alla fine del testo, il viso verde, appunto, di Meyrinck. Sono parole molto, molto chiare di un processo di come si va ad aprire e a chiudere come se fosse un Ouroboros. In questo mondo e nell'altro egli era un uomo vivente. Io credo che nell'espressione uomo vivente ci sia tutta l'esplicazione della dottrina esoterica insita nella narrazione di Meyrinck. E passo la parola a Daniele. Daniele? Scusami, Vai. allora a posto. C'è un problema col collegamento del cavetto del cellulare. Allora, anzitutto, buonasera a tutti, un saluto a Rosanna, a Mauro, a te. E allora, Meyrinck è un autore affascinante, è un autore su cui ci sarebbero da dire tantissime cose. Ovviamente, per lo spazio di questo incontro dobbiamo concentrarci su alcuni punti. I temi che io volevo toccare, appunto quello del discorso sulle simili nature, che è centrale in Meyrinck, gli spettri, quello che tu chiamavi prima il mondo degli spettri, sul tema dell'io e dopo in una seconda parte di intervento sul tema appunto quello dell'Eros, che è presente in un romanzo come L'angelo della finestra d'Occidente. Ma su questo ci arriviamo dopo. Allora, noi viviamo in un tempo, Meyrinck viveva in un tempo in cui era centrale la presenza, c'era questo grande rifiorire dell'elemento occulto attraverso anzitutto lo spiritismo. E quello che si denuncia, e Meyrinck aveva praticato lo spiritismo, si era dedicato a questo studio, praticamente quello che si denuncia nella visione dello spiritismo è questo
diciamo, retrocedere della coscienza rispetto a se stessa. Questo abbandonarsi a stati onirici, di trance, in cui l'individuo poteva entrare in contatto con un mondo invisibile, di cui però non era veramente padrone, non aveva la visione chiara, non possedeva la lanterna per riconoscere quel mondo con cui entrava in contatto. Ed ecco allora che contro tutto questo Meyrink va a riportare invece una visione esattamente opposta, che centra sulla, va tutto sulla centralità dell'io, sul tema della centralità dell'io, che diventa l'elemento più importante, ma soprattutto su un altro aspetto. È molto importante nella visione di Meyrink che la spiritualità venga ritrovata all'interno di una immersione nel mondo dei sensi e della realtà, perché esattamente su questo sottolineava anche nel suo saggio Massimo Scaligero a commento dell'opera di Meyrink, c'è proprio questo aspetto: che cosa l'esperienza dei sensi, che cosa l'esperienza del contatto con la realtà materiale insegna all'uomo? Insegna quella chiarezza di visione, quella presenza a se stessi, quella lucidità che, senza la quale non si ha più la bussola per riuscire, o il filo d'Arianna per riuscire a orizzontarsi nel labirinto del mondo interiore, che diventa una sorta di mondo oscuro dal quale è difficilissimo non uscire con, senza uscire con le ossa rotte, perché sostanzialmente il problema essenziale è proprio questo: si va incontro a un mondo di presenze, di forze di cui l'uomo non aveva nessuna coscienza prima, che quindi si presentano all'uomo anche in una forma ingannevole. Ecco, allora tutti i romanzi di Meyrink centrano su questo aspetto onirico, che è l'aspetto con cui l'uomo deve avere a che fare all'inizio del suo processo per uscirne. Tutta l'opera di Meyrink sostanzialmente è centrata su questo aspetto, il tema del doppio. Tutti i personaggi, il golem è il doppio del protagonista, e tutti i personaggi che noi vediamo comparire, interagire con il protagonista delle dei vari romanzi di Meyrink non sono nient'altro che aspetti e proiezioni della sua anima non ancora purificata. Ecco, il compito dell'iniziazione è proprio questo: riuscire ad evocare questo doppio, obbligarlo a manifestarsi dinanzi a sé con tutto l'aspetto di pietra grezza, cioè in quanto portatore di tutti quegli aspetti, diciamo, inconsci, psichici, che in qualche modo dominano l'anima, così da poterlo purificare, così da poterne fare un elemento adamantino che possa essere il veicolo per la coscienza per accedere a stati superiori dell'essere. Questo è il centro di tutto. E noi già nel tema del doppio, nella puntata che abbiamo fatto sul doppio, ricordavamo, e l'avevo già letta in quell'occasione, un passo dell'opera di Meyrink, dal Golem, dove dice proprio questo: improvvisamente essa scivolò dalle sue spalle nude e Rosina prese il suo posto. Rosina, che ballava mezzo ubriaca, con gli occhi semichiusi, indossando una marsina e sotto nuda. Vedevo tutto questo in uno stato di dormiveglia, che equivaleva alla veglia, una veglia terribile, dolce, evanescente, straziante. Quando spuntò il mattino, il mio doppio stava al mio capezzale, lo spettrale Abal Garmi, che Hillel aveva chiamato il soffio delle ossa. Lo fissai negli occhi. Era in mio potere, e ora ero obbligato a rispondere a ognuna delle domande che gli avessi posto su questo mondo o sull'altro. Stava solo aspettando che il mio interrogativo cominciasse, ma la mia curiosità per i misteri dovette cedere il passo all'ardore del mio sangue. Era ridotta a un sottile filo d'acqua che serpeggiava verso la sterile terra dei miei pensieri. Licenziai lo spettro, che prese immediatamente la forma di Angelina e infine si ridusse alla lettera Aleph, che svanì, lasciando davanti a me la femmina gigantesca, completamente nuda, che avevo già visto sorgere dal libro Ibur, e il cui polso era simile a un terremoto. La creatura si chinò verso di me e il suo respiro mi pervase come un narcotico. Ecco, questo è un passaggio molto interessante, molto importante. Sostanzialmente, tutta l'opera iniziatica, così come ci viene presentata dalla vera tradizione ermetica e così come ci viene insegnata anche da Meyrink attraverso i suoi romanzi, che sono dei romanzi sostanzialmente autobiografici, in cui lui racconta le sue esperienze, le racconta in una forma narrativa, che è l'unico modo in cui possono essere raccontate certe trame interiori della vita interiore. Tutti i personaggi, tutti i protagonisti sono espressioni delle varie fasi della vita di Gustav Meyrink, del suo percorso di ascesa spirituale. E soprattutto la chiarezza di visione è proprio questa: il nostro doppio deve essere evocato, esattamente come l'alchimista andava a prendere la materia prima, così da poterla purificare, da poterla liberare, farne quel vascello d'oro
quella navicella, come la simbolica navicella di San Pietro, che dovrebbe essere allusa nel simbolismo della Chiesa, che dovrebbe essere il veicolo che permette alla coscienza di accedere appunto a questi stati superiori. La visione di Meyrink, tuttavia, del doppio cade perché cade preda della sua lussuria, cade preda di quella forza istintiva non ancora padroneggiata e controllata. E allora la visione va a svanire e diventa il fantasma, lo spettro, l'ombra. Se noi andiamo a vedere, tutta la letteratura ci ha presentato questo tema. Il licantropismo, il vampirismo, non parlano altro che di questo aspetto, del doppio, dell'evocazione del doppio che deve essere appunto purificato e liberato. Esattamente come accade e come ci viene descritto da Rudolf Steiner a proposito dell'incontro col piccolo e il grande guardiano della soglia, così come vengono descritte quelle esperienze all'interno del testo dell'iniziazione. Bene, e un altro aspetto molto interessante lo vediamo emergere, che è collegato a questo aspetto del doppio, lo vediamo emergere proprio nell'angelo della finestra d'Occidente. John Dee, che andava alla ricerca della pietra filosofale, ingannato da Edward Kelly, un medium appunto, non fa altro che finire per essere ingannato da una proiezione, lo spettro, l'angelo della finestra d'Occidente, che gli promette la realizzazione, ma non gliela darà mai, portandolo fino alla disperazione, fino al fallimento della sua impresa e della sua ricerca, che poi dovrà essere proseguita dopo, in altre generazioni, dal barone Müller, che sarà appunto il John Dee ritornato nuovamente sulla Terra per completare la missione che già aveva fallito una volta. E aveva fallito proprio perché? Perché era rimasto preda di quel mondo degli spettri, di quel mondo delle simili nature, delle larve, come vengono chiamate da Eliphas Levi e dal Kremers, che sono il primo contatto con quel mondo spettrale che si risveglia quando, accendendo il fuoco dell'iniziazione, il mago comincia ad andare avanti alla ricerca del mondo dell'invisibile. Ecco, la prima cosa che gli va incontro è la liberazione, che si proietta all'esterno di sé in una forma fantasmatica. Negli eventi della vita, ma anche in apparizioni spettrali che possono avvenire nei momenti del dormiveglia, nei propri sogni, possono avvenire in stati particolari in cui la coscienza allenta il suo legame con il corpo, che sono appunto proiezioni di che cosa? Dei desideri, delle paure, delle ansie, delle inquietudini, ma anche dello stesso desiderio di giungere alla realizzazione spirituale, alla realizzazione ermetica. Tutti questi desideri che compongono e vivono e pulsano nel nostro inconscio e che vengono tenuti a bada in qualche modo dalla coscienza di veglia, così incentrata nel mondo materiale, e questo è un bene, perché l'essere concentrati nella dimensione materiale va a fermare l'irrompere di queste forze inconsce che un tempo dovevano essere controllate in un'altra maniera, in un altro modo, ma quando si comincia a varcare la soglia dell'invisibile, allora questo abisso, questo pozzo del nostro inconscio si apre e quelle forme che prima vivevano sotto aspetto larvale ma nascoste, ora vengono proiettate e balzano fuori. E balzano fuori come figure che si travestono di aspetto spirituale. Ingannano perché la loro volontà è quella di sopravvivere, è quella di vivere nutrendosi dell'energia vitale di colui che fino a ieri le aveva ospitate inconsapevolmente. Ma ora che l'uomo comincia a risvegliarsi, loro lo vedono come un nemico che non va combattuto, ma va preso in giro, va ingannato, e da qui il grande pericolo per chi si avvicina a un cammino spirituale di aprirsi a questo mondo senza un elemento fondamentale. Prima di pensare ad esperienze straordinarie, prima di pensare alla ricerca dell'invisibile e del sovrasensibile, ciò che occorre acquisire è, attraverso la dura disciplina, il ritmo, la costanza e la pazienza, una vera centratura della coscienza, che noi abbiamo descritto in precedenza come la centratura nel cuore. Questo è l'aspetto fondamentale. Senza questa centratura del cuore, senza questo potenziamento del senso dell'io, senza questo uscire da questo mondo onirico, acquisendo l'esperienza spirituale che è racchiusa nell'esperienza materiale. Perché questo noi dobbiamo comprendere quando ci si avvicina al mondo spirituale. Che la spiritualità non sta nel rifiutare il mondo della materia e ciò che il mondo della materia vuole insegnare all'uomo, ma nel trarne l'insegnamento, che è appunto quella lucida chiarezza di visione che deriva dalla conoscenza dei sensi, per portarla, liberata dalla prigione materiale, portare, fare tesoro di questa esperienza, di questa quintessenza, e portarla nella visione del mondo spirituale. Senza questa si viene ingannati. E allora ecco che John Dee viene ingannato proprio dalla sua aspirazione, dal suo desiderio di giungere alla conoscenza spirituale. Desiderio che in qualche modo sopravvive e si confonde con quello di tanti altri uomini che l'avevano già vissuto nel passato. E nell'astrale il mio desiderio, la proiezione del mio desiderio, si nutre e si va a collegare con quelli che hanno già sperimentato il medesimo desiderio, fino a creare un essere corposo, potente, che può apparire sotto la forma di un angelo,
un angelo che viene dalla spettrale terra dei morti e che non ha niente a che vedere col mondo lucente dell'iniziazione, un mondo che viene da quella luce verde che è appunto il mondo del basso astrale, dove l'uomo può percepire nient'altro che lo spettro del suo fantasma interiore, che si oggettiva dinanzi alla visione del male, che si oggettiva quando il fuoco interiore viene acceso. Senza la centralità della coscienza questo mondo non può essere controllato. Senza la padronanza sulla propria psiche non si può giungere alla vera conoscenza spirituale. Ed ecco perché sempre viene presentata come prima esperienza la nigredo, la morte iniziatica, che dovrebbe condurre il cercatore proprio a quel liberarsi, a quel mettersi fuori dai panni della personalità che quotidianamente andiamo a interpretare nel corso della giornata, nel corso delle nostre quotidianità. Se non ci liberiamo da questo spettro, tutta la visione spirituale sarà falsata. E allora un'altra cosa estremamente importante insieme alla centralità è questa, che il mago, colui che aspira alla realizzazione magica, deve fin dall'inizio andare a coltivare una immaginazione ferrea, precisa, con disciplina assoluta, che deve offrire un'immagine reale delle cose. Si parte dalla riproduzione del mondo fisico e bisogna avere ben chiaro che chi fa un cammino iniziatico deve, specialmente all'inizio del suo percorso, frenare ogni, diciamo, lasciarsi andare a processi fantastici, perché ogni volta che l'uomo si lascia andare a questo processo fantastico, che a volte assume il dolce contorno della melodia spirituale, sa che in quel momento si apre al grande inganno, perché la paura, l'ansia, le inquietudini della nostra psiche ti ambiscono a sopravvivere, a continuare a vampirizzare l'acqua della nostra energia vitale, la nostra acqua mercuriale. Ecco che questi fantasmi e questi spettri che si nutrono della nostra energia vitale hanno bisogno di continuare a farlo e quindi si travestono di forme e di visioni spirituali. Ci danno sempre l'illusione di dare un qualcosa che non possono dare perché non lo possiedono. Perché agli spettri, all'ombra dell'astrale, è concesso il potere di ingannare colui che si avvicina al mondo della conoscenza. Ma non possono mai rivelare la conoscenza perché non la possiedono, appartenendo appunto a un mondo inferiore, quello che normalmente viene chiamato il mondo del basso astrale, che appunto è proiezione del nostro inconscio, che vive collegandosi alle pulsioni altrui. Ora, il tema centrale, l'altro aspetto fondamentale, è quello dell'io. Ora, Meyrink insiste sempre su questo aspetto, e vorrei citare proprio un passaggio dell'Angelo della Finestra d'Occidente, quando a un certo punto John Dee resta solo, e lì ha un'apparizione, una voce che ti parla dal suo interiore e gli dice: che cosa è rimasto di te? Sono rimasto solo, dice John Dee. Mi hanno lasciato tutti, gli uomini, gli dèi, tutto, non c'è rimasto più nessuno, mi hanno ingannato tutti. E allora è in quel momento che la voce interiore che comincia ad apparire, che poi vedremo essere uno dei maestri della Rosa Croce, della catena invisibile, cioè Gardner, che appare e parla all'interiorità di John Dee, gli dirà proprio questo: vedi, in questo momento tu stai evocando colui che non può mai ingannarti, colui che è la pietra cubica su cui tutta la conoscenza deve poggiare, cioè l'io. Solo quando l'uomo giunge al contatto e alla possibilità di realizzare, di sentire la presenza dell'io, in quel momento l'uomo trova veramente la centralità di se stesso e trova colui che non potrà mai tradire. E appunto questo ci dice Meyrink in un passaggio a proposito di Dio, perché dice: che cos'è allora dunque Dio? Dice: ciò che l'uomo pio pensa di Dio è solo una condizione che egli stesso potrebbe raggiungere se soltanto fosse capace di credere in se stesso. Così, invece, egli pone con cecità inguaribile un ostacolo dinanzi a sé, oltre al quale egli non si arrischia di spiccare un salto. Egli si crea un'immagine per adorarla, invece di trasformarsi in essa. Se puoi pregare, prega il tuo invisibile te stesso. Egli è l'unico Dio che esaudisce le preghiere. Gli altri dii ti porgono pietre invece di pane. Ecco, qua occorre un attimo di fare un po' il punto della situazione, perché è chiaro che quando si parla del tema dell'io, quando si riferisce a questa immagine del divino, del Dio, come di un qualcosa in cui bisogna trasformarsi e non come un qualcosa che bisogna adorare. In un altro passaggio Meyrink dirà, se non ricordo male, nel Volto Verde, c'è proprio questa frase in cui lui dice: guai all'uomo che viene esaudito da uno spirito, perché non potrà mai più credere di essersi esaudito da solo. Ecco, qui bisogna fare proprio il punto sulla questione, perché sul tema dell'io c'è tanta confusione. L'io non è l'ego. L'io non è qualcosa che è imprigionato all'interno del corpo, ce lo siamo detto nel corso dei vari incontri suoi.
Un attimo, perché mi sa che Daniele è andato. Nel frattempo che Daniele riesca a ripristinare il collegamento, volevi aggiungere qualcosa, Mauro? Peccato che Daniele abbia perso la connessione. No, solo due cose. Vabbè, a parte molte, molte cose che sta dicendo Daniele avrebbero bisogno di essere approfondite e se ne potrebbe parlare tanto. A proposito però delle due opere che ho citato prima, le più importanti di Mehring, che cioè il Golem e La notte di Walpurga, non dimentichiamo che due grandissimi studiosi, pensatori, intellettuali si sono dedicati seriamente a Mehring, cioè il fatto nel 1944 La notte di Walpurga viene tradotta da Julius Evola, il quale scrive anche una straordinaria introduzione a quest'opera, mentre per quanto riguarda il Golem nel 66 esce questa edizione con un'introduzione di Elémir Zola, che poi però non si sa perché nelle altre edizioni è stata della Bompiani non è stata più pubblicata. Vedo però che Daniele è tornato e lasciamo la parola a Daniele. Grazie Mauro. A te Daniele. Sì, scusatemi, ma non so cosa era successo qua. Allora, stavo dicendo il tema dell'io, ecco, bisogna centrare questo aspetto e vado a concludere, no? Bisogna tenere ben presente questa cosa: l'io non è l'ego, l'io non è la personalità ordinaria. L'io, come stavo dicendo prima, possiamo raffigurarcelo come questa immagine. Prendiamo una candela e vediamo la fiamma di una candela. Ecco, la fiamma della candela è l'io e lo stoppino della candela è il nostro corpo. È così che noi dobbiamo imparare a pensare e a percepire il mondo. Dobbiamo imparare a percepirlo come qualcosa che è all'esterno di noi, che si svolge nell'universo. Se un tempo con l'oracolo di Delfo si poteva dire uomo conosci te stesso e in te troverai tutte le cose, gli universi, i mondi e gli dèi, perché il senso dell'esperienza dell'uomo di quel tempo era quella di entrare nella materialità per fare esperienza dell'autocoscienza, per giungere all'esperienza dell'io, il senso dell'esperienza dell'uomo di questo tempo invece ci è restituito dalle parole di Novalis, cioè dal fatto che l'uomo, guardando il volto della Dea, penetrando nell'anima mondo, immergendo il suo sguardo nel cosmo, in quell'eternità e in quell'infinito riconosce se stesso. Se un tempo l'uomo doveva entrare in sé per sentire l'universo sotto forma di esperienza interiore, oggi l'uomo invece deve percepire l'universo come esperienza dell'io. E deve percepire nell'universo la forza stessa del suo essere, che contiene il corpo al suo interno come un'entità eterna e infinita. E l'io è come una montagna, che ha in sé diversi gradi e diversi livelli. Io posso contemplare la vetta della montagna, che esiste a prescindere dal fatto che io la raggiunga o meno, ma il compito dell'uomo non è contemplare dalla valle la montagna, il compito dell'uomo è ascendere la montagna, ascendere alla vetta. Quella vetta rappresenta uno stato superiore di coscienza, in cui la percezione dello spazio e del tempo cambia, in cui la percezione della realtà diviene molto più rarefatta. In quella percezione ecco cosa sono gli dèi, ecco cosa sono le esperienze spirituali. Cioè sono stati che l'uomo deve realizzare laddove la sua coscienza arriva a percepirla, e quando la realizza questa esperienza non è più un'esperienza individuale, ma diventa un'esperienza cosmica, che tutti possiamo fare e riconoscere. Ed ecco che ci sono lì delle entità, delle figure, delle presenze che già hanno varcato la soglia, già hanno raggiunto la vetta di questa montagna. Ed è lì che ci attendono. È lì che sono i maestri delle gerarchie spirituali e che ci invitano a percorrere questo cammino di ascesi e non a contemplare più la vetta della montagna dall'esterno chiamandola Dio. Allora se il divino deve essere uno sprone per l'uomo a rimanere ciò che è, da questo punto di vista, il divino svolge una funzione negativa per l'essere dell'uomo, se in qualche modo lo incartapecorisce nella sua realtà. Se l'uomo diventa in attesa di un evento salvifico, di un messia che venga a salvarlo e a rivelargli qualcosa. Il divino invece assume un carattere potente,
realizzativo, trasmutativo nella vita, laddove invece diventa uno stimolo, un fuoco, che spinge l'io a sperimentare la sua dimensione cosmica, eterna, dove incontra tanti altri che sono come lui. Ed ecco il senso fondamentale, e concludo. All'io non è proprio l'esperienza solipsistica. L'io non è l'ego che si chiude in se stesso e che rinnega il contatto con l'altro. L'io è il fondatore della comunità. L'io è il fondatore del vero senso della fraternitas, la fraternitas rosicruciana, che non è un qualcosa a cui si obbedisce perché lo si è, ma lo si obbedisce perché consapevolmente ci si riconosce tutt'uno con gli altri. E come posso io sentire l'altro se non ho imparato a sentire me stesso? Se non mi sono centrato nel profondo del mio cuore? Se non ho trovato l'io dentro di me e non l'ego? Se non ho trovato la vera presenza del divino e del fuoco spirituale che arde nel mio cuore? Come posso sentire la presenza del fuoco dell'altro? Sarà solo un'illusione, ed ecco che qui entra il grande insegnamento della Suprema delle Maestre, che è la morte, la Suprema delle Maestre dell'iniziato, come ci ricorda Dürer in quella magnifica opera Il Cavaliere, la morte e il diavolo. La morte è la Suprema delle Maestre, e la paura della morte è la chiave che deve spingere l'uomo alla ricerca spirituale. Non è qualcosa che lo deve atterrire e far scappare. La paura della morte è la chiave per la realizzazione interiore, che l'iniziato deve fare sua e deve portare oltre. Perché la paura della morte che cos'è? È la paura della solitudine. È il grande limite dell'ego che si percepisce limitato, chiuso nella prigione del corpo fisico. Ed è grazie a quella paura che l'uomo sente, deve sentire lo stimolo a poter andare a trascendere oltre i limiti del corpo, oltre i limiti dell'ego, per sperimentare l'io. Ed è solo quello che ci permetterà davvero di essere tutt'uno e di passare il varco, la soglia della morte, senza il terrore di rimanere soli e isolati. Perché nella vita noi possiamo incontrare tante persone, ma alla solitudine non si fugge, alla solitudine radicale dell'uomo non si fugge cercando la compagnia degli altri, ma cercando la compagnia di se stesso, perché è la compagnia di sé che permette di incontrare davvero l'altro. Perché, come dicevo prima, solo quando io ho imparato a sentire il mio fuoco interiore, allora io posso, intorno a questo fuoco del mio cuore, che è una dimensione che è in me ma è fuori di me, che è contemporaneamente individuale e allo stesso tempo cosmica, che è la grande sintesi degli opposti, il Giano bifronte, che deve apparire nel simbolo dell'angelo della finestra d'Occidente come simbolo della famiglia di John Dee e quindi del barone Müller. Questo grande simbolo è proprio questa, la capacità di fare la sintesi dell'individuale e dell'universale, che nasce dal fatto che quando sono raccolto intorno a un fuoco che mi permette di raccogliermi nel profondo di me stesso, io sento anche la presenza dell'altro. Perché intorno al fuoco, come dicevamo, abbiamo sempre detto, il fuoco serve a raccogliersi in se stesso, ma il fuoco è anche il grande luogo dove ci si incontra, ci si raccontava avventure. Pensiamo il fuoco, quello che era nei fuochi solstiziali, come poi è diventato nel simbolismo dell'albero di Natale. Intorno all'albero di Natale la famiglia si raccoglie, gli amici si raccolgono, si raccontano storie, si scambiano i doni, perché il fuoco è il simbolo dell'io che si ritrova in se stesso, dello spirito che rinasce, ma è anche dello spirito che si riconosce nell'altro. E allora ecco la grande prova e la grande cosa da superare. Io sento la presenza dell'altro, ma quanti incontriamo nella vita materiale che sono solo degli incontri materiali, degli incontri di corpo, carezze, abbracci, baci, l'amplesso che noi facciamo con la donna che amiamo. Resta un atto puramente fisico che non ci lascia niente dentro, perché non nasce da quel fuoco interiore e quindi non può incontrare e sentire il fuoco dell'altro. E allora quando la presenza dell'altro si allontana, io scopro tutta l'inanità e la solitudine del mio essere. Solitudine radicale che poi assume le diverse forme. Oggi la vera epidemia, la vera pandemia di questo tempo, come è stato detto, è la pandemia di carattere psichico. La depressione, la malattia, il male profondo di questo tempo, che nasce dalla solitudine dell'uomo, che non è più capace di sentire l'universo, che non è più capace di sentire gli altri. Eppure mai un'epoca come questa è quella che maggiormente è andata a coltivare i rapporti tra le persone. Grazie alla tecnologia noi possiamo dialogare anche stando lontani. Dialoghiamo con tantissime persone, eppure siamo profondamente e radicalmente soli. Perché, ripeto, fino a che non incontriamo il nostro fuoco interiore, la presenza dell'altro non è altro che un contatto di corpo. Sparito il contatto del corpo, estinto il contatto del corpo, allontanataci da quella persona, rimaniamo soli. Ed è il freddo, è il gelo. Allora andiamo a riscoprire questo fuoco, andiamo a riscoprire questo calore, questo è il senso dell'io. L'io è l'universo, e nell'universo, nella presenza del mio io sento viva e reale la presenza dell'altro. Quindi l'io non è
l'ego, l'io non è l'individualismo, l'io non è l'individuo assoluto nel senso di individuo staccato, isolato da tutto, ma è l'io che davvero può sentire nella sua presenza la presenza viva, reale dell'altro, della persona che io amo, della persona che ho incontrato. E in questa presenza reale c'è un trascendimento della natura. Questo dice Meyrink, a questo allude Meyrink quando dice che l'uomo deve non crearsi un'immagine da adorare, ma un'immagine in cui trasformarsi. Luca. Grazie Daniele. Ripassiamo la parola a Mauro, se finiva, non so se voleva finire il discorso che aveva iniziato. No, Luca, soltanto dicevo come praticamente, come anche sia Elémir Zola che Evola, Julius Evola, si sono, hanno approfondito lo studio di Gustav Meyrink, e come dicevo appunto, come la traduzione del 1944 della Notte di Valpurga dei fratelli Bocca Editore è proprio di Julius Evola, il quale scrive anche una meravigliosa introduzione a questo libro. E mentre la traduzione del 66 del Golem della Bompiani è corredata da un'introduzione di Elémir Zola, che però purtroppo, come dicevo prima, nelle edizioni successive della stessa casa editrice non è più presente, e sinceramente non capisco per quale ragione. Volevo solo aggiungere una cosa, cioè che negli anni in cui Gustav Meyrink scrive, la cultura esoterica faceva parte dell'educazione, in un certo senso, di questi scrittori e degli intellettuali. Quindi è vero che più degli altri Meyrink ne fa un vero e proprio stile letterario, oltre che appunto uno stile di vita, come si diceva prima, però è anche vero che lo stesso Kafka non era totalmente immune dalla conoscenza dell'esoterismo. Vi ricordo questo famoso incontro tra Rudolf Steiner e Kafka nel 1911, durante il quale i due parlano di teosofia, parlano di letteratura, e Kafka parla della letteratura come un strumento per raggiungere appunto i mondi sottili e una conoscenza maggiore. Quindi diciamo la cultura esoterica era alla base dell'educazione di questi intellettuali, lo stesso Leo Perutz, lo stesso Rilke, senza citare tutti gli altri. Questo è quanto, ti ripasso la parola. Va bene, grazie Mauro. Io proverò a fare adesso farvi alcune analisi un po' anche di natura tecnica, perché voi non lo sapete, ma quando facciamo le conferenze io e Daniele, Daniele mi lascia sempre la parte più scabrosa, quella un po' più come dire, più rovinosa di cui parlare, ma tanto sono, come dire, siamo abituati, no, a parte gli scherzi. Qual è la parte un po' più scivolosa del discorso? La parte scivolosa noi la ritroviamo fondamentalmente nell'angolo della finestra d'Occidente, no? Prima Daniele vi citava la figura bifronte, no? Di Giano. Beh, Giano viene citato proprio nell'opera, viene quasi messo a confronto del Bafometto, e perché viene un po' a sostanziare una differenza fondamentale. Un attimo, vi trovo il passo, perché eccolo qua. In quel momento fui preso da un senso indicibile di orrore. Io stesso John Dee, qualcosa di indefinito, una sensazione nella parte posteriore del cranio, come se là mi stesse nascendo una seconda faccia, una testa di Giano, Bafometto.
questo senso di orrore noi ne troviamo la radice alla fine del saggio che è ripreso dal Viso Verde, come vi dicevo precedentemente, La via del risveglio, perché quando Meyrink fa riferimento alla fenice e quindi a uno stato di coscienza, come dicevamo prima, sublimato, una fenice tu sarai diventato in entrambi i casi, ottenere di violenza quel dono è cosa che sta in tuo potere. Qui entra, dal mio punto di vista, ma credo che ne parli anche Evola in quell'articolo, in quell'opera collettanea di cui vi parlavo precedentemente, entrano in campo quelle che in Ur vengono definite le cosiddette acque corrosive. C'è la trasformazione, la morte addirittura del proprio composto psicorganico si attua tramite tecniche particolari che in ambito alchimico sono connaturate e collegate con il cosiddetto acido filosofale, e quindi con dei procedimenti che vanno completamente a destrutturare quella che è la personalità e l'individualità profana. E in queste tecniche una funzione molto molto importante ovviamente viene ricoperta dall'uso di tecniche di natura sessuale, di magia sessuale, che è una componente molto forte all'interno del romanzo di Meyrink. E perché si fa riferimento a queste tecniche? Perché nell'ambito trasmutatorio queste tecniche sin dall'antichità ricoprono un'importanza assolutamente centrale? Perché addirittura, ed è anche un passo che noi ritroviamo negli scritti dei Vangeli, è necessario operare violenza nei confronti del cielo affinché si possa, quasi come Prometeo, rubare, no? il fuoco degli dei o del mondo divino. Perché guardate, noi tutto ciò che ritroviamo essenzialmente a cui aspiriamo e cerchiamo o ci illudiamo di ritrovare una dimensione trascendente, una dimensione uranica, in realtà la dottrina e la pratica ci insegnano che siano assolutamente occultati negli elementi opposti alla dimensione uranica. E noi questo in Meyrink lo ritroviamo nel Viso Verde. Verde è il colore di Venere per eccellenza. Venere è l'innesco dell'opera alchimica, è il fuoco degli alchimisti che permette la separazione degli elementi, la purificazione degli elementi. La dimensione sessuale, come ci spiega Evola in quel commento, a differenza di pratiche di natura ascetica, mistica e religiosa, non è una dimensione che deve essere rifiutata, che deve essere allontanata, che deve essere vista come qualcosa che attua e determina una precipitazione dell'individualità. È proprio il contrario, nel senso che l'iniziato o chi si cimenta in certe vie di trasmutazione deve prendere la forza cangiante della natura, e questo ce ne parla in Conoscenza delle Acque Abraxa Quadrelli. C'è una forza primigenia, ci dice Quadrelli, che è occultata all'interno della natura. Bene, quella forza è la forza reale della divinità, che informa la natura, che informa il mondo. Quando Daniele vi diceva l'individuo assoluto non è colui che si distacca e quasi dal punto di vista solitario si isola dal mondo, ma l'individuo assoluto è colui che, ritrovando se stesso, contemporaneamente realizza il mondo, realizza l'unità con il mondo, supera la crasi, supera la separazione con il mondo. Per fare tutto ciò c'è bisogno, ovviamente in senso lato
e simbolico operare tramite strumenti di violenza contro se stessi. È il significato delle acque corrosive. E quindi l'assunzione della dimensione sessuale è l'assunzione di una potenzialità latente che va utilizzata, che va indirizzata, che va assunta dentro di sé, non va scalciata, non va allontanata, non va ritenuta forza ctonia o tellurica. Anche qui, quando si usa il termine tellurico, noi molte volte ci dimentichiamo una cosa semplice, che si nota ovviamente facilmente, che il termine tellurico ovviamente deriva da una delle divinità principali della tradizione romana, cioè Terus, la madre, no? la madre terra. È proprio nella terra, quella a cui accennavamo all'inizio, la forza primigenia è occultata. È proprio nella terra, con la violenza della falce o di Saturno o con la spada di Marte, che riusciamo a far riemergere la componente ridestata della nostra dimensione dell'io, come giustamente diceva Daniele, e non dell'ego. L'uomo vivente, ricordatevi anche quel bel testo, il trattato sul pensiero vivente di Massimo Scaligero, che è un trattato quasi estatico, nel senso che è poco didascalico e poco concettuale, è pura vissutezza, parafrasando Colli, diciamo, è pura esperienza dell'io che ha superato le dicotomie della vita, del pensiero, dei sensi, ma ha ritrovato la centralità, ha ritrovato il fondamento di tutto, il fondamento dell'uomo, il fondamento della natura, il fondamento del cosmo, che è un unico fondamento, al di là delle molteplici separazioni, al di là delle fenomeniche differenze, al di là dell'illusoria o degli illusori contrasti tra uomini, dimensione minerale, di dimensione animale, tra uomini stessi. E qui vi è anche il riconoscimento fraterno e molteplice degli altri. Quella dimensione è una dimensione necessitante ed è una dimensione che noi viviamo, o che l'iniziato vive, come dicevo prima, una piena e concreta destrutturazione della propria personalità. Voi ricordatevi sempre, perché io credo che alcune volte le immagini siano più efficaci delle parole, le baccanti di Euripide, Penteo che viene squarciato dalle baccanti perché non riconosce la divinità di Dioniso. Bene, Penteo è l'archetipo dell'uomo in fase di trasformazione, e il personaggio o i personaggi che noi ritroviamo nella narrazione di Manin, che soprattutto nell'Angelo della Finestra d'Occidente, ripercorrono con modalità, con modulazioni, con frasari ovviamente adattati e commisurati al mondo del Novecento, o della narrazione magica, diciamo, della modernità europea, ripercorrono e rimanifestano quel tipo di esperienza, che è un'esperienza assolutamente unica, no? Che è un'esperienza, e qui Evola nel commentare Marink lo dice a chiare parole, è un'esperienza che, come tutte le esperienze dionisiache, non assicurano una piena realizzazione o una piena riuscita, perché si tratta realmente di fare un po' una sorta di autouccisione, come i grandi samurai giapponesi, cioè avere la forza, il coraggio, il terrore, io direi anche l'incoscienza, di sacrificare parte di se stessi per andare oltre,
per superare delle dimensioni liminali, per superare le dimensioni quasi crepuscolari di un certo mondo, di un certo mondo dell'occulto. E noi credo che nell'attualità, se mi consentite anche un riferimento all'attualità, abbiamo bisogno anche di questo, no? Perché noi siamo in un bivio adesso tra un mondo che si ripropone del neospiritualismo, della seconda religiosità, no? In cui noi ritroviamo le cose più assurde, più fantasiose, che vanno contro ogni logica, contro ogni piena razionalità. Io scherzando oggi mettevo un meme con una donna che abbracciava un albero perché aveva i cosiddetti chakra non allineati. Siamo, diciamo, nel regno del parossismo totale, no? In cui la religiosità è stata quasi depauperata di ogni sostanza, di ogni ricchezza, di ogni bellezza. E quindi viviamo in quel mondo onirico, no? Che è forse la caricatura del mondo onirico di fine 800 e 900. Questo significa che siamo in processi di degenerativi ancora più accentuati. E dall'altra parte abbiamo lo studio del mondo dell'esoterismo, del mondo degli studi tradizionali, che è completamente avulso da ogni pratica di conoscenza di se stesse. E quindi vediamo una sorta di duplice astrattismo, uno inconscio e l'altro doppiamente inconscio, nel senso che parla e scrive di cose che non sperimenta assolutamente nella propria vita. Io credo che la riproposizione di autori come Meyrink e le esperienze vissute e raccontate da Meyrink sia rappresenti quasi, e volevo sapere un po' cosa ne pensano sia Mauro che Daniele, la riproposizione di una via mediana, no? In cui realmente si assume consapevolezza di questo mondo in caduta libera, beh, però si oppone non un astrattismo ideologico, non un astrattismo filosofico, ma semplicemente l'unica strada percorribile, cioè la strada che conduce verso la centralità di se stessi. Voi cosa ne pensate? Daniele, Mauro? Ma sicuramente, Luca, ci sarebbe tanto da dire, però ti rispondo con una citazione di Meyrink che in parte forse risponde anche a quello che tu stai chiedendo. Allora, è tratta da delle lettere, dalla corrispondenza di Gustav Meyrink in un volume raccolto nel 1976, e dice così, dice Meyrink a una persona alla quale risponde per lettera: la sola cosa che meriti di essere trovata è l'io profondo, quell'io che siamo e siamo stati senza saperlo, sempre. Quell'io che è sempre soggetto, puro spirito liberato dalla forma, dal tempo e dallo spazio nel quale si è, per così dire, annidato parzialmente. Beh, questo si ricollega anche a quello che diceva Daniele precedentemente e di come poi diciamo tutta la ricerca di Meyrink può essere, secondo me, riassunta in queste poche frasi che egli stesso scrive a un suo corrispondente. Daniele? Sì, chiaramente, Luca, l'essenza della via centrale, una via mediana, una via che possa condurre l'uomo appunto a questo senso profondo del rafforzamento dell'io. Ma noi ce lo siamo detti, è tutto il senso di uno. Tu lo dicevi bene all'inizio, in apertura. Parlare di Meyrink è un po' parlare anche un po' come un coronamento di tutti i discorsi che abbiamo fatto in questi
in questi 2 anni sulle monografie del gruppo di Hoover. In effetti il discorso che noi dobbiamo comprendere è che nell'essere umano ci sono 2 io. Il primo è nella testa ed è l'io ordinario che percepiamo tutti. Il secondo è l'io che è nel cuore, la fiamma che è nel cuore. Questo io che è nel cuore, questa fiamma che è nel cuore, e noi dobbiamo tutta l'iniziazione nella sua prima parte corrisponde in questo viaggio in cui il principe deve tornare al castello. Cioè noi dalla testa dobbiamo ritornare nel cuore. Senza questo non c'è iniziazione. Il castello, il cuore è il tempio, l'unico tempio dove la tradizione diventa qualcosa di vivo, che non leggi sui libri, che non ti viene rivelata da qualcuno, che deve acquisire per questo potere su di te, dandoti la spiegazione di simboli che tu conosci bene perché appartengono alla tua eternità dell'anima. Questo serve ancora a costruire condizioni di potere, situazioni di potere che con la spiritualità non hanno niente a che vedere. L'uomo deve tornare nel cuore e lì incontra quell'essere che è sempre stato, fin dal principio del tempo. E quell'essere, ripeto, non è qualcosa di individuale. L'io non è l'individuo. L'io è il cosmo, di cui un frammento di luce si accende in noi come consapevolezza. L'io è il cosmo che si accorge di sé attraverso il nostro sguardo. Quindi è universale ed è individuale nello stesso tempo. E i due aspetti di Giano Bifronte. Questo è il significato profondo di quando diamo alla parola io. Ripeto, questa è l'essenzialità di una via che in sé diventa una via mediana, perché diventa una via che in qualche modo richiede una compresenza di sonno e veglia, una compresenza che in qualche modo l'uomo può acquisire e ritrovare paradossalmente proprio nell'esperienza materiale. Ma volevo ritornare su questo tema dell'eros, no, come avevo detto anche all'inizio e come tu giustamente hai sottolineato in questo momento, con un passaggio essenziale, facendo un paragone, perché il tema dell'eros ritorna sempre in tutti i romanzi di Maya, sempre un sottotraccio, è sempre lì presente, perché nell'eros si manifesta la potenza primordiale delle acque, la brama. La brama è il desiderio, mai sazio di sé, continuo, che sempre vuole, che sempre proietta oggetti, che sempre ha bisogno di creare, che come l'acqua precipita sempre in basso senza mai riuscire a contenere. Michael Stetter ne parlò nella persuasione e la retorica di questa umido radicale, di questa brama, di questa potenza cieca che regge l'esistenza di noi tutti, che regge l'esistenza stessa del cosmo. Ora l'uomo che è in balia di questa forza e di questa acqua è in balia dei fantasmi e delle proiezioni del mondo materiale e del suo inconscio, sempre alla ricerca, sempre in qualche modo sedotto dalle forme, dalle apparenze, mai dall'essenza. Compito dell'uomo è afferrare quest'acqua, che è appunto il triangolo con la punta verso il basso, per trasformarla nel fuoco, non nel negarla, ma per trasformarla nel fuoco dell'ascesa spirituale, rovesciandone la polarità. Il triangolo con la punta verso l'alto deve essere capovolto nel triangolo con la punta verso l'alto, cioè verso ciò che va verso l'incondizionato, verso ciò che non ha più forma, verso ciò che in qualche modo ritrova nel suo puro essere la sua stessa essenza e che non ha più bisogno di proiettarsi all'esterno, fuori, creando un mondo, proiettando forme e quindi creando necessariamente spazio e tempo. Ma laddove il desiderio diventa desiderio di se stesso, ritrova quella dimensione atemporale, aspaziale, perché diventa il punto che in sé raccoglie l'infinita presenza di tutte le cose. Allora, come si manifesta nell'angelo della finestra d'Occidente questo tema? Che a un certo punto, quando già John Dee era rimasto fregato dal suo desiderio, no, verso la regina Elisabetta, che in qualche modo l'accompagna, e dall'incontro con il personaggio metafisico di Isais la Nera, personificazione di questo aspetto delle acque, no, di questo aspetto che in qualche modo inebria, seduce, incanta, anche di forme spirituali, ma che in realtà proprio perché forma è ingannatoria, lo lascia l'uomo in balia, sempre in questo desiderio di giungere. E qua ci ricordiamo quello che Evola diceva, trasformare ogni oggetto di desiderio in oggetto di contemplazione. Perché nell'atto immaginativo io sono quella cosa, io divento quella cosa, quindi finisce ogni distanza spazio-temporale. Laddove invece nel desiderare io proietto sempre in avanti un qualcosa che è simbolo della mia manchevolezza e che in quanto simbolo della mia manchevolezza il desiderio non fa altro che confermare la spezzatura del mio essere, la frattura profonda del mio interiore. E questa forza l'uomo può superarla e trovarla solo nella trasformazione profonda delle acque e della brama all'interno dell'esperienza dell'eros, che è l'esperienza per eccellenza. E ora cosa accade? L'uomo quando si inebria e finisce in contatto con
in questo caso con una principessa russa il cui nome non saprò mai pronunciare, quindi diciamo che è presente come nuova manifestazione di Isis la Nera, che ritorna a un certo punto nelle vesti appunto di questa affascinante, no? E incantevole presenza di questa principessa russa, che in qualche modo tenta di sedurre fino all'ultimo il appunto il barone Müller, reincarnazione di John Dee. Usiamo questo termine reincarnazione per indicare il ritorno, no? Per come un'onda che sempre ritorna per completare un'opera che è stata iniziata. Ora, qual è il segreto di questo principio femminile? Cosa vuole la Pram? Cosa vuole questa natura umida delle acque? Vuole rapire il simbolo della virilità spirituale, della viria, che è rappresentato da una lancia, da un pugnale in questo caso, il pugnale di Joeldat, che fin dal principio era in possesso di John Dee e che poi viene perso, viene smarrito. Ora, il compito di questa natura bramosa è quella di dissolvere definitivamente il potere di questo pugnale, che invece il barone Müller ha e deve conservare, saldo in se stesso. Ora, se noi prendiamo questa storia, se noi rileggiamo L'angelo della finestra d'Occidente, possiamo leggerlo paragonandolo paro paro al discorso di che fa Wagner, e cioè, di questo ne abbiamo già parlato con Lorenzo Di Chiara in una diretta che facemmo sul tema, Wagner quando descrive la sua opera del Parsifal, che intuitivamente dal punto di vista dell'artista, ispirato dalla lettura di Wolfram von Eschenbach, cioè del Parsifal di Wolfram von Eschenbach, non fa altro che riproporre un concetto iniziatico pulito di qual è l'opera. Amfortas, il vecchio re del Graal, cade perché quando giace alla seduzione di Kundry, in quel momento si dimentica della lancia che viene presa da Klingsor, cioè l'aspetto oscuro, il re oscuro, colui che si oppone al re del Graal, che lo ferisce procurandogli il colpo doloroso, la ferita che mai guarisce, la sete ardente che nell'anca rappresenta il desiderio bramoso, appunto di questo desiderio mai sazio, che non può mai, una sete che non può mai estinguersi. Ed è questo che spinge l'uomo nell'eterna catena delle nascite e rinascite, cioè nella catena della vita e della generazione. Il problema di Amfortas è che lui, quando giace con Kundry, non il fatto che giace con Kundry, ma il fatto che giacendo con Kundry si dimentica della lancia, cioè del potere della virilità, della presenza spirituale, che allora passa sotto il controllo del suo aspetto oscuro, perché Klingsor è l'aspetto oscuro di Amfortas, che allora può produrre quella ferita. Come arriverà la redenzione? Quando Klingsor, cioè l'aspetto oscuro che in noi, nuovamente lanciato alle prese della seduzione di Kundry, questa volta verso Parsifal, lancerà nuovamente la sua lancia per ferire l'eroe del Graal, Parsifal, il puro folle, ma in questo caso l'arancia simbolicamente si arresta sulla testa. E allora Parsifal può afferrarla e con essa tracciare un simbolo della croce in aria, che fa sparire l'inganno. Questo allude, come dicevamo all'epoca, non a una rinuncia alle potere dell'Eros, al contrario, ma alla padronanza di questo potere, che deve essere afferrata attraverso la padronanza della luce astrale che scura nella nostra testa. Ora, la stessa cosa accade nell'angelo della finestra d'Occidente di Maia, perché questa sete ardente, questo fuoco che appare attraverso la manifestazione di questa principessa russa di Assi, no? Nel momento in cui lei appare nell'ultima parte del romanzo, dopo che il barone Müller ha rivissuto dentro di sé tutte le esperienze della sua precedente incarnazione, cioè di John Dee, e quando le ha metabolizzate, proprio in quel momento lui vede apparire l'ultima tentazione, la grande prova. Appare nel suo potere massimamente seducente Isis la Nera, appare come una fiamma che sembra dissolvere ogni cosa. Ebbene, in quel momento cosa deve fare il barone Müller? Cosa ci dice Meyrink? Non deve rinunciare, non deve seguire la via che gli viene insegnata, cioè del trattenere il seme. Lui contesta questo percorso e questa via. Al contrario, gli dice in quel momento lui deve avere il coraggio di attraversare il fuoco delle fiamme. Ed in quel momento il barone Müller si ricorda di ciò che aveva dimenticato John Dee. Si ricorda, tra virgolette, di ciò che aveva dimenticato Amfortas, e che invece ritroverà Parsifal. Cioè si ricorda del pugnale della sua stirpe, si ricorda di afferrare in quel momento il pugnale degli Joeldat,
ed è in quel momento, lui dice, che mentre le fiamme dell'Eros potente scatenato dalla pantera, la principessa russa, in quel momento un potere freddo di luce discende dall'alto e va in qualche modo ad equilibrare la potenza del fuoco di Eros, perché attraverso la padronanza del pugnale, attraverso la padronanza di questo potere rappresentante l'incarnazione della virilità che fissa, c'è la lucidità della presenza del pensiero, della coscienza immobile, che è capace di contemplare il fuoco senza lasciarsi bruciare, che è capace di attraversare la fiamma senza perdere la memoria di sé. Ed è in quel momento che la fiamma perde il suo carattere distruttore e diventa nuovamente la fiamma della reintegrazione spirituale, che ricongiunge l'androgine primordiale, cioè che riunisce il maschile e il femminile, che riunisce gli opposti e i contrari, che riunisce l'io e l'universo, in una visione unica, nella visione dell'uno, nella visione del semplice. Luca. No, io ho ritrovato, perché lo stavo adesso ricercando, un connubio particolare, perché io credo che sia fondamentale la disposizione proprio tecnica che ci viene offerta da Meyrink. Evola nel suo commento, quando fa riferimento all'ambito della magia sessuale, ci dice probabilmente Meyrink aveva informazioni come dire limitate, no? Sul processo. Diciamo adesso col senno di poi e con tutta una serie di ricerche che sono state fatte anche nell'ambito di come poi si è andata a formare la spiritualità o la personalità esoterica di Evola, in realtà possiamo dire il contrario, nel senso che Evola aveva intuito alcune dinamiche di quel tipo di processo e aveva un accesso limitato, Evola e forse non Meyrink, ad alcuni processi operativi. E io lo dico in una maniera puntuale, perché in molte opere di Evola e anche in Metafisica del Sesso, ma noi lo ritroviamo anche nei testi orientali, troviamo ciò che lui alla fine enuncia, ma alcune volte non mette in pratica, e invece lo ritroviamo in Meyrink, un legame che non è un legame che deve essere separato tra la componente di trasformazione che noi abbiamo riconosciuto essere l'ambito dell'Eros, e quindi Eros come viene concepito platonicamente. Platone parla di Eros come di un daimon, cioè di un elemento mediatore tra l'umano e il divino, ma ancora di più Eros non è solo un elemento mediatore e galvanizzante tra l'umano e il divino, è l'elemento animatore della componente interna all'uomo, e noi lo ritroviamo, perché sono andato a ricercarlo, nella storia all'interno delle Metamorfosi di Apuleio di Amore e Psiche, perché in un passo viene specificato precisamente: bevi Psiche, diventa immortale, quindi stiamo parlando dell'anima. Cupido non si scioglierà mai da questo nudo e sarete per sempre marito e moglie. Quindi questo passo, che apparentemente può essere dissociato, no, dal discorso che stiamo facendo, ma in realtà non lo è, perché pone in evidenza un concetto e un riferimento anche dal punto di vista operativo, per quanto si possa enunciarlo in una diretta streaming, pone un enunciato assolutamente fondamentale, essenziale
nell'ambito della struttura e dell'operatività esoterica, che noi ritroviamo in continuazione anche nei testi di Abraxa sulla formazione del caduceo ermetico, sulla magia dei congiungimenti. C'è una forza primordiale che nell'ambito antroposofico viene giustamente inserito nel regno minerale, che deve essere estratta, come si fa in una miniera, deve essere estratta, e l'estrazione è un'estrazione che necessita un impiego sovrabbondante di energia, un impiego di forze, un impiego di impegno, all'attuazione di un sacrificio costante a costo della propria vita, no? A costo della propria vita, nel senso a costo di esautorare completamente quella che è la nostra dimensione, la nostra dimensione profana. Questo, secondo me, viene ben descritto sia nell'opera di Meyrinck che abbiamo citato, sia nella saga del Graal, no? Perché il rischio che la componente ignea attivata possa distrarci, no? A favore di elementi, in questo caso sictoni, tale da permetterci di essere appunto feriti, è una componente da considerare, è una componente che fa parte, diciamo, del gioco, perché come ci diceva anche nell'ambito misterico Eraclito, la dimensione realizzativa è come se fosse un bambino che gioca, no? Beh, il bambino che gioca non è solo un'interfaccia con il mondo ludico, con il mondo del divertimento. Il bambino che gioca è il bambino che purtroppo corre anche dei rischi, corre di cadere, rischia di cadere, rischia di sbattere, rischia di inciampare, rischia di non vedere un ostacolo. Noi siamo in quel mondo e in quel gioco incastrati, e bisogna solo decidere dal mio punto di vista: c'è l'ardire e il coraggio di giocare, sì o no? Perché chi gioca è sveglio, chi gioca rischia, chi gioca ha la capacità di avere una proposizione, di essere propositivo, di essere attivo nei confronti del mondo. Chi non gioca è rinunciatario, è passivo, subisce passivamente tutte le influenze dell'ambiente e del mondo, e non mette a rischio se stessi. Io credo che non ci sia tanta possibilità di uscire da questo dilemma. È lo stesso dilemma tra colui che è un vegliante, il risvegliato, usando sempre le parole di Eraclito, è colui che permane in uno stato di sonnambulismo perenne. È vero che è confortato da una dimensione assolutamente più protetta, meno rischiosa, ma non è se stesso, cioè è al sicuro rinunciando a se stesso. Quindi la domanda è: rinunciamo a noi stessi per la sicurezza, o rinunciamo alla sicurezza per ritrovare noi stessi? Io credo che lì subentri molto l'indole di ognuno, l'esperienza di ognuno, anche se la risposta in un mondo tradizionale, in un mondo, passatemi il termine, normale, dovrebbe essere scontata, però ora scontata non è. Se volete aggiungere qualcosa, altrimenti... Vediamo qualche domanda. No. Luca, al di là di queste chiaramente puntuali, precise e stimolanti digressioni, vorrei semplicemente invitare chi ci sta seguendo, chi ancora non lo conosce, a leggere Meyrinck, perché sono delle pagine veramente diamantine e che possono essere apprezzate sia da chi chiaramente è addentro a discorsi o è interessato all'esoterismo, sia orientale che occidentale, ma anche a chi semplicemente voglia godere di uno stile, di un linguaggio
e di una letteratura veramente non comune e estremamente appunto gradevole, interessante e ricca di contenuti. Quindi leggetelo, leggetelo, leggetelo. Vi faccio vedere l'ultima pubblicazione, Pipistrelli, curato dalla dottoressa Anna Baiocco per tre editori, però vi faccio vedere anche l'ultima pubblicazione di qualche anno fa dell'amica Elisabetta Oggero, La frontiera dell'occulto. Ecco qui, non so se si vedono, però le pubblicazioni sono innumerevoli. Io direi, Mauro, leggete Meyrink e se potete fatevi un giro a Praga, no? A quello sì, quello sì, perché comunque vedere i luoghi che Meyrink frequentava è ancora suggestivo. Lui viveva per un certo periodo al numero 10 di Narodni Trida, che sarebbe il viale nazionale, poco lontano dal Teatro Nazionale, un posto che praticamente è stato un edificio che è stato rifatto completamente qualche anno, un paio d'anni fa, ma che è ancora visibile. E conosceva molto bene soprattutto la parte di Malastrana, la parte di Racciani del castello, dove appunto, come vi dicevo prima, ha ambientato la notte di Valpurga. Quindi se venite a Praga, andate a vedere il quartiere di Novi Sviet, il Nuovo Mondo, che è proprio un capitolo della notte di Valpurga, non a caso, e potrete veramente riassaporare o assaporare per la prima volta quello che per Meyrink era pane quotidiano, per quanto chiaramente oggi anche l'architettura è un po' diversa rispetto a prima, ma ne vale la pena, anzi ne vale la gioia. Va bene. Daniele, hai qualcosa da aggiungere, Rosanna? Andiamo a Praga. Io vado a trovare Mauro tra poco, tra qualche giorno, quindi sei l'individuo egoico, allora dobbiamo andarci tutti, andiamoci tutti insieme, facciamo l'esperienza comunitaria dell'io. Pensaci a questa cosa, io te la lancio pubblicamente, i viaggi di Pagine Filosofali. Beh, si potrebbe fare, nel senso che come abbiamo organizzato i viaggi a Napoli, possiamo organizzare i viaggi a Praga. Non so se Mauro ci conferma la fattibilità, ma credo che... Ma con piacere, figurati. si può organizzare qualcosa come stile Napoli a Praga, oppure un viaggio per andare a visitare i posti più, cioè i luoghi più importanti, non solo legati a Meyrink, ma in generale legati alla letteratura e alla cultura esoterica in generale. Vabbè, diciamo, non mettiamo limite alla creatività e alla possibilità di organizzare qualcosa. Io allora andrei a chiudere. Non so se Rosanna vuole annunciare qualcosa in merito al proprio canale. Grazie Luca, io domani sera, voce permettendo, parteciperò a una maratona di lettura per organizzare una raccolta fondi a favore degli amici colpiti dall'alluvione in Emilia Romagna, quindi se vi farà piacere mi troverete assieme ad altri narratori sul canale, mi sfugge il nome. Oddio, non mi ricordo più il nome del canale, chiedo scusa, ve lo dico. Chiacchiera e audiolibri. No, non sul mio. No, sul tuo. Mettiamoci la voce. Mettiamoci la voce, chiedo scusa. Grazie. Perfetto, allora io faccio solo ultime due considerazioni e poi andiamo. Allora, prossimi eventi. Noi con questa sera concludiamo la stagione delle dirette streaming, nel senso che poi riprenderemo con calma dopo l'estate. Ci saranno alcune dirette dal vivo e io ho preso il volantino per essere più preciso. Domenica 11 giugno ore 21 saremo in diretta dal chiosco di San Francesco a Sarzana in provincia di La Spezia per trasmettere in diretta la relazione del professor Maurizio Bettini
del centro antropologico del mondo antico dell'Università di Siena, perché Orfeo si è voltato a guardare Euridice, mito, memoria e oblio. Quindi faremo questa diretta con il professor Bettini. Martedì 13 saremo in diretta per una tavola rotonda su mondo digitale e fruizione del patrimonio culturale, sfide e problemi, sempre da Sarzana, con Aurelio Bruno, Angelo Tonelli e altri professori, sempre sul tema del transumanesimo. E martedì 20 ore 21, sempre dal lato del Palazzo Comunale di Sarzana, riprenderemo in diretta la relazione del professor Pietro Mander, già docente all'Università di Roma, all'Orientale di Napoli, sul mito di Ishtar e la spiritualità della Mesopotamia. Poi purtroppo dovete anche sorbirvi, per chi avrà la pazienza di farlo, la diretta del 9 agosto, sempre dal Palazzo Comunale di Sarzana, con il sottoscritto che vi parlerà del mito di Prometeo nelle tragedie di Eschilo. Noi siamo per l'autunno già iniziando a organizzare qualcosa, credo che ci saranno, se tutto seguirà i nostri intendimenti, non anticipo nulla, però due grandi iniziative al sud Italia e poi per compensazione una grande iniziativa, in questo caso completamente al femminile, al nord Italia. Questo è l'intendimento, però non vi dico, non scendo nei particolari perché siamo in fase di programmazione e quindi le cose potrebbero tranquillamente mutare, quindi vi ritrovereste con informazioni non corrette e non veritiere. Io chiudo facendo un piccolo appello e io credo che sia in continuità con una linea che abbiamo assunto piacevolmente, quella dell'amico filologo Angelo Tonelli, in merito all'uso della tecnologia. E noi abbiamo vissuto 2-3 anni particolari in cui, per motivi vari, la tecnologia ci è venuta un po' incontro, e quindi noi che eravamo abituati e abbiamo ripreso fortunatamente quest'anno con 2 incontri a Napoli a incontrarci, a vivere la comunità, a vivere le amicizie, a vivere le persone, facendo anche un po' di violenza su noi stessi, abbiamo utilizzato la tecnologia per sopperire a delle mancanze, nel senso che necessariamente non potevamo vederci e quindi ci siamo, come dire, rincontrati in virtuale. E questo è stato ha rappresentato un po' un gioco forza, non potevamo fare altrimenti, e quindi abbiamo cercato di fare il possibile. Non so se ci siamo riusciti parzialmente, totalmente, se voi avete apprezzato o meno quest'opera che, ripeto, si perpetuerà, riprenderà in autunno. L'appello qual è, però? Non rimaniamo e non facciamoci fagocitare dallo strumento, nel senso che adesso arrivano le belle giornate, arriva il sole, arriva l'estate, e allora vivete la cordialità, vivete il senso di comunità, vivete la bellezza di andare a visitare i musei, i grandi spazi archeologici del sud Italia. Semplicemente fate in modo di stare con le vostre compagne, i vostri compagni, i vostri mariti, i vostri figli, semplicemente per farvi delle passeggiate. In succo, il mio discorso è: non state davanti a un televisore, a un monitor del PC a luglio ed agosto, perché io, dal mio punto di vista, è qualcosa di veramente, come dire, mortificante. Prendete un bel libro e fatevi una passeggiata sulla spiaggia, sui monti, sul lago. L'Italia e l'Europa in generale offrono tantissime alternative. Stacchiamo la testa dal PC, dal tablet e dal cellulare. È normale e comprensibile stare qui a parlare
quando fuori diluvia, ma se c'è il sole fuori, c'è la bella stagione, c'è il bel tempo, il bel mare, stare qui davanti significa essere alla catena. Questo è il mio pensiero. E scusate se mi sono, come dire, permesso, è un invito, come dire, personale a riprendere, a vivere attivamente, a riprendere quelli che sono i contatti umani, un po' come l'abbiamo vissuto nell'ultima esperienza del convegno di Napoli, che non è stato solo un convegno, ma è stato la possibilità ad amici di ritrovarsi, di passeggiare insieme per le strade di Napoli, per divertirsi, scherzare e confrontarsi. Altrimenti avremmo potuto fare il convegno in streaming e ci saremmo risparmiati anche i viaggi e le belle difficoltà della festa scudetto del Napoli. Non so se voi condividete, però scusate se ho espresso un pensiero in tal senso. Se volete aggiungere qualcosa, altrimenti salutiamo. Niente, allora possiamo chiudere. Io ringrazio, permettetemi, Rosanna in maniera particolare, perché ci ha seguito in tutte queste dirette e mi ha aiutato nella presentazione, nella gestione delle puntate, in alcune puntate dove ci sono stati anche dei problemi tecnici, fortunatamente c'era lei e quindi le cose sono andate a buon fine. Ringrazio Mauro, ringrazio la sua vicinanza, non solo nelle dirette, anche della possibilità di organizzare eventi dal vivo. Devo ringraziare anche ovviamente Daniele e tutta la comunità del Cervo Bianco di Napoli. Diciamo che salutiamo la comunità del Cervo Bianco di Napoli senza salutare Daniele, così vedi, lui è contento. Però a parte gli scherzi, ringraziamo tutti gli amici di Napoli e l'appuntamento è in autunno, quando vorremo e riprenderemo a fare queste dirette, o appunto chi vorrà seguire le dirette live dal Festival di Cultura Greco-Romana Mitos Logos di Angelo Tonelli a Sarzana in provincia di La Spezia. Grazie a tutti e buonanotte. Ciao, buonanotte. Buonanotte a tutti, buonanotte.